Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Foundation. Benvenuti, ben ritrovati. Questa è la nostra... Non abbiamo dato un nome, ragazzi. La chiamiamo My Village? O la chiamiamo in un altro modo? Non lo so. Per adesso non ha nome. Date il vostro nome nei commenti, così magari vediamo di trovarne uno. Possiamo benissimo chiamarla Westfield, ma diciamo che è abbastanza scontato, però andrebbe benissimo. Ditemi la vostra, come la pensate. Allora, con l'ultimo episodio abbiamo aggiunto un altro abbonato. Però qualcheduno se n'è accorto e non l'ha scritto, oppure il diretto responsabile se n'è accorto ma non se n'è accorto. Ci abbiamo 1, 2, 3 persone nuove e ci servivano proprio giuste giuste, perché eravamo a 0 abitanti nuovi. E cioè abbiamo promosso, o meglio, scusate, ho promosso per sbaglio 2 volte. Allora, Antonio Turco è diventato paesano, però nello stesso tempo Antonio Turco era già... Lo trovo. Era già Tony Express ed era già minatore. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a rinominare questo paesano. Andiamo quindi a cercarlo e andiamo a far entrare... un altro abbonato. Quindi Antonio Turco viene rinominato e facciamo entrare Andrea Canonero. E ci sei, Andrea. Poi vediamo. Così sì che ne abbiamo 6, però ecco. Poi il prossimo sarà, vediamo, il prossimo dovrebbe essere Daniel 78. Allora, il nostro amatissimo, allora, per non perdere l'esperienza facciamo come abbiamo fatto l'ultima volta. Allora, Tony Express è un grandissimo minatore, però lui vorrebbe essere un trasportatore. Quindi lo reimpersoniamo come trasportatore nel magazzino. Qui c'è un granaio, qui c'è un magazzino, qui c'è un trasportatore. Francescuccio? Dove sei, Francescuccio? Sei un trasportatore di livello 4. Diventa Tony Express. Perfetto. E qua ci siamo. Il Tony Express diventa Daniel 78. Quindi il Tony Express, che è minatore, che lo becchiamo qua. Dove sei? Eccoti qua. Diventa Daniel 78 da... Oh, bene, e così siamo arrivati a 7. Allora, siamo arrivati, come vedete, a 68 persone e la nostra città continua ad andare avanti, continua ad avere un sacco di persone che arrivano, come soldi, come vedete siamo messi abbastanza bene, e anzi dobbiamo andare ad aumentare la tesoreria, perché altrimenti quando arriviamo a 500 ci fermiamo e non riusciamo più a o spendiamo le monete oppure non riusciamo più ad accumularle. E volevo particolarmente ringraziare Mauro Migliavacca, perché mi ha dato dei lunghi commenti molto interessanti, e per chi non li avesse letti
Colgo l'occasione di dire di andare a ripescare gli episodi precedenti, soprattutto mi riferisco al quarto. Mauro giustamente andava a porre l'attenzione sul fatto che si può andare a sfruttare la stessa risorsa con più estrattori. Quindi si può per esempio mettere un altro estrattore di bacche qua e farlo lavorare sullo stesso cespuglio. Proviamoci subito. Andiamo a mettere un altro vediamo dove lo possiamo beccare. Produzione di risorse, capanno dei muratori, capanno da legname. No, non è la produzione di risorse, non è la logistica, la produzione di cibo, eccolo qua, capanno. Lo giriamo sempre con il control e mettiamo un altro capanno qua dietro. Lo mettiamo qua e lo costruiamo. Eccolo qua, 473. Ora però io voglio assolutamente, voglio fermare questa parte qua, perché abbiamo costruito la stalla, abbiamo costruito il deposito del legno eccetera, ma siamo a 472. Allora andiamo ad aumentare. Abbiamo una sola sala grande, questa costruzione libera. Allora andiamo un po' ad aumentare la tesoreria e la aumentiamo qua di lato. Allora vediamo un po', una sala rustica, potremmo aumentare la sala rustica e farla bella. Mi piace, sì mi piace così. Fai un po' vedere come risulta. Mi piace così. Così la facciamo, se riuscissimo a farla con un cortile dietro, poi, bella. Cominciamo a farla così. Ci mettiamo un'altra porta qua. Perché no? Un'altra porta qua, un altro camino. E direi che ci siamo. Ci possiamo mettere una panchina qua, un'altra panchina. Anzi no, poi magari qua ci facciamo una decorazione da qualche parte. E facciamo costruire e vai, così abbiamo fatto il nostro giardinetto. Allora questo qua gli volevo dare una priorità. Si può dare una priorità qua, ok, anche perché non voglio arrivare a, siamo a più 73, non voglio arrivare a 500. Allora qui stiamo costruendo la seconda per andare ad aumentare le bacche. Il pesce sta scendendo perché probabilmente lo stiamo anche vendendo. Andiamo a controllare. No, perché lo stiamo consumando. E allora si potrebbe anche andare a farne un altro. Allora dobbiamo aumentare le assi perché ci danno un sacco di soldi. E la pietra levigata. Quindi possiamo anche andare a sfruttare due volte la pietra. Qui abbiamo un minatore, un muratore. Mancano materiali? Dove? Qua? Nella segheria. Allora, anche qua. Andiamo a mettere un'altra segheria. Quanti ne abbiamo? Tronchi? 8. Allora, ci mancano i tronchi. Dobbiamo andare ad espandere la nostra produzione di tronchi, che è da questa parte, che è assolutamente qua. Allora, qui ce ne sono 8. Questo dove va a depositarli? Va a depositarli... Assi legno.
va qua, ci sono quattro trasportatori qua e due trasportatori qua perché hanno le pietre. E sono arrivate altre quattro persone che le prendiamo e dobbiamo anche darle una casa. Allora, siccome dobbiamo avere una casa, allora qui questa parte centrale, questa parte centrale, andiamo un po' a vedere, residenziale, ecco, residenziale sarebbe qua. Io questo residenziale lo metto anche qua e anche qua e si adattano. Si adattano assolutamente perché chi comanda qua? Allora, qui dobbiamo fare, abbiamo detto, ah, qui siamo nel nostro, andiamo a mettere il confine perché sennò io non ci capisco più un tubo. Confini, eccolo qua. Ci mancherebbe questo. 500, eccolo qua, vedete? Allora, adesso noi stiamo perdendo soldi, stiamo perdendo, perché se arrivano non li andiamo ad accumulare. E siccome qua siamo in attesa di un costruttore, andiamo a spenderli. Ne abbiamo speso uno, ne andiamo a spendere un altro. Allora, prima che finisca questo bellissimo... Allora, andiamo... Allora, vado a mettere un'altra segheria? No. A parte che ce ne sono già due, per cui non riescono ad essere alimentate, secondo me, dall'unico capanno. Facciamo un altro capanno. Così andiamo a sfruttare due volte. Un altro capanno della legna. Dov'è, dov'è? Produzione merce. Campo di legname. E lo metto qua vicino. E non basta perché siamo solo a 11 dal massimo. Ah, qui si sono finalmente uniti, quello che volevamo. Così finalmente si uniscono. Potremmo andare a costruire un'altra fattoria e qui metterci il luppolo, per esempio, qua. E qua dietro metterci il... Anzi, potremmo iniziare ora la costruzione del monastero. Qui dietro ci potremmo mettere il monastero. Questa parte centrale la lasciamo qua. Oppure potremmo questa parte qua davanti, ci mettiamo le case. Ci sono già le case, non le vanno a usare per un qualche motivo, probabilmente perché sono distanti dal posto di lavoro o perché non gli piace particolarmente questa parte. Andiamo a provare a mettere qua, magari gli piace sta zona. Allora, le nostre risorse salgono, il pane soprattutto, il pane sale tantissimo. Il legname finalmente sta salendo. E adesso andiamo a mettere, una volta che queste risorse sono... Che questo costruttore è arrivato. Qui è arrivato. Ma tutti i nostri costruttori dove sono? No, così per dire, Così. Ah, perché stanno facendo qua. Guardate che bella la nostra piazzetta con le persone che si siedono, Potremmo mettere quattro alberelli, secondo me, anche. Ci potremmo mettere quattro alberelli. Ci mettiamo un alberello qua. E qui stanno costruendo la nostra parte nuova. Allora, andiamo a cercare di prendere un altro... Cosa dite? Un altro tile? Un altro pezzo di terreno? Allora, l'idea sarebbe quella di andare piano piano a raggiungere una delle due miniere, perché qua su in alto ci sono le miniere. Se noi andiamo a vedere visibilità, minerali, come vedete qui e là. Dov'è quello più vicino? Non lo so, è uguale praticamente. Forse questo. Se noi prendiamo questo qua, abbiamo probabilmente la possibilità di andare a cacciare qua vicino. Allora andiamo a comperarcelo. Andiamo a comprarci il territorio, questo. Questo mi piace. Ok, preso. Così almeno... Pozzo costruito, dov'è?
Eccolo qua, così abbiamo costruito un pozzo e vicino al pozzo abbiamo le due zone residenziali nuove. Bene, perfetto, ottimo, fantastico. Come sta andando la nostra, il nostro distretto industriale, il nostro Industry DLC? Allora, il granaio, c'è qualche risorsa che non stocchiamo? Direi di no. Il cinghiale ce l'abbiamo qua. La farina direi che ce l'abbiamo di là. Questo che cosa ha acquistato? La pietra levigata. La pietra levigata va veramente tantissimo. La macelleria. Ma dov'è che andiamo noi a prendere le nostre non i minerali? Questo qua e non ci sono. Dov'è? Zona di caccia. Ah sì che c'è, eccolo qua. Allora, se noi stiamo fermi le zone di caccia ovviamente rimangono ferme. Qual era il capanno con le zone la macelleria? Non me lo ricordo. Questo è il capanno dei muratori. Non mi ricordo dov'è il capanno da caccia. Che faccia ha il capanno da caccia? Perché non me lo ricordo neanche. Caccia, questo? Ma siamo sicuri? Dov'è così grande il capanno? E dove sarebbe? Ne metterò un altro. Sacchete. Ne facciamo un altro. Difatti stavo cercando il capanno del cacciatore e in effetti non c'era. Avevamo costruito solamente la parte che riguarda la produzione della carne, che in effetti non sarebbe potuta avvenire perché non esiste il... E qui lo stiamo facendo, infatti l'ho appena messo. Poi ho visto, perché era un po' che non aprivo Foundation, ho visto che avevamo spostato un campo da legname esattamente qua. Questo. E non ha senso perché sì, io pensavo di andare a tagliare dalla parte qua sopra. Non so. Allora, o gli diamo un campo da taglio di qua, si può anche provare qua, gli diamo un campo da taglio da questa parte così, e poi gli diamo un guardaboschi che va a rimboschire così, così gli diamo questa piccola parte qua, e poi gli mettiamo un capanno, allora sì che ha senso. E allora ci mettiamo un altro taglialegna qua, ne mettiamo due. Intanto continuo ad andare avanti e indietro, ogni tanto faccio qualche fast forward e riprendo a registrare. Sto aspettando che finisca la... Eccolo, è finita adesso la casa padronale, vedete che è 500 più 210, quindi siamo a... Abbiamo aumentato, qui siamo a più 100 delle nostre monete. La nostra nuova zona è questa. Abbiamo messo l'estrazione anche di qua. Dobbiamo mettere il rimboschimento. Noi possiamo anche metterlo il rimboschimento qua, sia ben inteso. Però non ci verrà nessuno, perché è troppo lontano. Quindi vediamo di mettere qua un altro capanno per andare a fare il rimboschimento. Capanna del guardaboschi. Questo qua, esattamente, noi ce lo mettiamo qua, così dovrebbe arrivare. Facciamo anche qua la nostra zona industriale. Poi, vedete, quando uno gioca si dimentica, avevo costruito un magazzino qua. Allora, in questo magazzino ci andiamo a mettere tutto quello che riguarda, facciamo il nostro distretto tessile qua, no? Quindi ci mettiamo, allora... Partiamo, la lana, i tessuti, dove sono? La stoffa, i vestiti, e direi che non c'è altro qua. Ok, ci potremmo mettere il legno, quindi la stoffa, la... Allora... Lo respingiamo, la lana la respingiamo. Allora, questa è vuota,
quindi possiamo benissimo toglierlo di qua. La lana, ecco, gli ho detto respingi e ne ha portato due. Ma si può? Al posto della pietra ci metto la pietra levigata, così evitano di fare il giro dall'altra parte. Andiamo ad accettare, abbiamo detto la pietra levigata, il legno, sono andato a mettere il legno, andiamo a svuotare la lana di modo da farla arrivare da questa parte. Così da questa parte accettiamo tutta la roba che per quanto riguarda le... E ce ne mettiamo due lavoratori. Tutta la roba per quanto riguarda la lana. E qui andiamo ad accettare il legno e anche... Io ci potrei prendere anche questa personcina. E anche per quanto riguarda la segheria. Così almeno ne abbiamo due punti. Quando questo sarà vuoto ci metterò anche qua le assi. Allora, vediamo di andare ad aumentare la priorità di questo. Allora, quanta roba abbiamo in costruzione? Tantissima. Allora, le case, l'altra casa, l'estrattore. Ce ne abbiamo un sacco, ce ne abbiamo. Ci vorrebbe un riepilogo. Ci vorrebbe un riepilogo, non sarebbe male. Allora, ci sono tre carpentieri che aspettano di qua e tre carpentieri che aspettano di là. Quindi ce ne sono due segherie. Direi che dovrebbero essere abbastanza servite. Qui andiamo a mettere i tre taglialegna. Perfetto. Qui ce ne sono già tre. 95% di felicità. 73 persone, 412, ottimo, ottimo. Allora, abbiamo i soldi per fare il monastero? Abbiamo i soldi per fare il monastero? Non lo so. Capanna di raccolta costruito, grande, bene. Allora ci mettiamo i nostri tre raccoglitori, due perché ne abbiamo solo due. Ci dobbiamo mettere le case, dobbiamo aumentare il nostro numero di case, residenziale. Residenziale, mettiamo un'altra casetta qua. Ci proviamo? Chi lo sa? Qui non vengono. Non vengono qui. Non vengono là. Non vengono su. Non vengono giù. Bel colpo. Forse non gli servono, potrebbe essere. Potrebbe essere che non gli servano. Abbiamo svuotato qua il capanno. Siamo a zero, bene. Allora di qua lo togliamo e ci mettiamo le assi. Così evitano di andare in giro, no? Così vengono qua, il trasportatore fa il giro di qua. Bene, e la lana quindi abbiamo due. Molto bene. Avevamo assegnato un sarto qua, un tessitore, basta uno perché tanto non abbiamo tante... Devo controllare, forse qualcheduno lo sa, se c'entra il numero di pecore con la produzione della lana. Secondo me no. Però, sappiatemelo dire, non sono andato a controllare in giro. Capanno del guardaboschi costruito. Allora, non abbiamo nessuno, dobbiamo assegnargli qualcuno, mi ricorderò. Non mi devo ricordare perché ce l'ho già qua subito. Fantastico. Allora, devo andare a vedere se abbiamo i soldi per fare il monastero. Allora, il monastero lo volevo, bisogna innanzitutto sbloccarlo. Allora, qui siamo a meno 7. Per quanto riguarda il regno, non so, vorrei aspettare a fare il regno oppure mi consigliate di andare avanti di pari passo con tutti quanti, cioè a fare un po' di fortezza militare, un po' di clero, chi lo sa. Allora, il monastero l'abbiamo già sbloccato,
il monastero l'abbiamo già disponibile, allora potremmo andare a farlo da questa parte, il monastero. Andiamo a vedere quanto è grande e quanto ci porta. Monastero, servizio, servizio alla chiesa, amministrazione, monastero, complesso religioso di edifici comprendente dormitori, ambienti comuni, luoghi di lavoro per monaci e suore. Allora, io direi di fare questo monastero qui esattamente al centro, e beh sì. Oppure lo possiamo fare qua in riva al mare? Però qua ci volevo mettere il... Dov'è fertile? Dov'è fertile? Fertilità. Fertilità è qua. Ma che strano. Ma se io vado a mettere la fertilità da questa parte, lui va anche... Va anche a mettere il luppolo qua sulle rocce? Lo metto qua in mezzo. Il monastero lo metto qua in mezzo. Selezioniamo. Allora, con cosa cominciamo? Dormitori per monaci. Allora, innanzitutto con la cappella, direi. Direi di cominciare con la cappella per i monaci. Cosa facciamo? Sala rustica. Capanna in legno, rustica pietra. Galleria. Questa è bella. Questa mi piace. Lo mettiamo qua. Ah, ci sono delle nostre persone. Bene. Abbiamo due lavoratori nuovi. Due lavoratori. Poi andremo a vedere dove andarli ad assegnare. Abbiamo i due taglialegna qua. I magazzinieri direi che stanno lavorando. Questo magazzino sta lavorando bene. Ottimo. Questo sta producendo 4. Questo sta producendo 3. Siamo a 122. Mauro Migliavacca. Avevi ragione, assolutamente. Non avevo dubbio che tu avessi ragione, ma... Allora, 122 bacche, andiamo a venderle? No, perché andiamo a produrre la birra con le bacche qua. Quindi andiamo a fare... Andiamo a fare questo intanto. Poi cosa ci mettiamo? Dormitori per i monaci. Dormitori per i monaci. Potremmo fare una cosa... potremmo attaccarli. Sì. Se riuscissimo a comprare questa parte potremmo fare un quadrato. Potremmo fare un quadrato, siamo a 609. Allora facciamo una cosa, compriamo un altro, compriamo questo. Porca Eva, ci prende. Allora, compriamo questo comunque. Nuovi contenuti disponibili, wow. Ok, diciamo possiamo fare un piccolo quadratino qua. Poi, oltre a questo per i monaci, andiamo a diminuire un attimo la velocità. Innanzitutto costruiamo questo. Costruiamo sta roba qua. E... Ah, ci vuole un campanile qua. Ci manca il campanile, giusto, ci manca il campanile, ci manca un po' di roba. Campanile lo mettiamo qua di fianco, sì. Qua. Così. Andiamo a mettere un'entrata. Una bella entrata qua. Poi cosa ci manca? Il campanile l'ho messo, il campanile. Ah, non è il campanile questo? Questa è la torre? No, non la voglio la torre allora. Voglio il campanile. Ah, non si vedeva, eh. Il campanile non si vedeva. Che campanile mettiamo? Facciata rustica. Facciata rustica, così. E poi ci mettiamo davanti. Oppure ci mettiamo il campanile. 30 di pietra. E 2. Questo bel campanile cicciottone, mi piace. Ok. Così abbiamo iniziato il nostro monastero. Poi vedremo di farlo. Ci abbiamo messo i dormitori, piano piano. Quindi, costruzione monastero iniziata, due tile sbloccati, abbiamo aumentato la tesoreria, abbiamo iniziato a dare una forma, abbiamo detto che proviamo a fare tutte e due con dei cortili centrali. Qui, se ce la facciamo, sarebbe bello riuscire a costruire il monastero e metterci il luppolo nel mezzo.
Quindi ci mettiamo lo facciamo quadrato, tentiamo di farlo largo e qui nel mezzo ci mettiamo la posizione di luppolo. Abbiamo 140. Come si fa la birreria? Andiamo a vedere fra queste cose. Sicuramente ci siamo. Allora, la taverna. Dove è la produzione di birra. Eccola qua. Però ci vuole il luppolo. Ma c'era la birra con le bacche? L'avevo vista da qualche parte, eh? Facciamo la taverna, cosa dite? Ma facciamo la taverna. Vediamo a fare una taverna centrale. La potremmo fare qui al centro. Cosa produce la taverna? Produce rumore? Produce brutto? Secondo me no. Taverna. Io quasi quasi la metterei al centro, tipo qua. Dove mettiamo la taverna? Anzi, non la mettiamo adesso. Siccome siamo arrivati a un buon punto di questo video, ditemi voi, dove mettiamo la taverna? La mettiamo, per esempio, qua? Oppure la potremmo mettere di qua, ancora meglio? Io la metterei qua, per esempio. Tanto per andare a lasciare il segno. Dove? Allora, costruire, seleziona una funzione. Io la metterei qua. Perché? Perché secondo me la taverna, adesso mi vado a documentare, è una via di mezzo, così i nostri iscritti possono andare benissimo qua ad andare a bere alla sera, a fare bisboccia, a gonfiarsi come delle zampogne, sempre con moderazione, assolutamente, una piccola zampognina. E possiamo fare il birrificio qua dietro, quindi abbiamo il deposito delle bacche qua davanti, così fanno tic tac, portano le bacche e dovrebbero riuscire a fare la birra di bacche, secondo me. Birra di bacche, eccolo qua. La costruzione libera, ecco, ditemi voi, io la metterei qua, la nostra taverna col birrificio di dietro. Quindi taverna, due persone che arrivano, benissimo, il nostro monastero è iniziato, direi che siamo messi bene, le finanze sono messe bene, mancano materiali e ovviamente perché è finito il grano, ci prendiamo queste tre persone, quindi siamo a 5. Se vi è piaciuto questo episodio e vi piace questa serie, lasciate un pollice in su, lasciate un commento, un suggerimento, lasciate i vostri screenshot su Discord, così almeno possiamo andare a discutere. Andrò poi ad aggiungere anche il canale di Foundation, perché mi sembra che vi piaccia, quindi vediamo di provare ad inserire in pianta stabile Foundation nel canale. Andiamo a... ci sono altre persone che stanno arrivando, altri mercanti, e il prossimo passo di questa serie sarà andare a sbloccare, andiamo a vedere, l'ultima rotta commerciale, che è questo con i manoscritti, per il quale immagino che ci voglia l'abbazia, il monastero, che stiamo facendolo ora. Questo è quanto. Allora, quindi le domande per voi sono: dove mettiamo la taverna? Io la metterei nel posto che vi ho detto, quindi la metterei qua dietro. Ditemi se qualche abbonato che sta vedendo questo episodio in anticipo vuole essere inserito e con quale mansione. C'è un abbonato, ricordiamo, che deve essere ricollocato. Andrea lo faremo diventare probabilmente
andiamo a vedere subito. Secondo me, Andrea, ti facciamo diventare... Sei carpentiere, però ti possiamo benissimo spostare dentro alla birreria. Potessi diventare il gestore della birreria, eh? Dimmi se ti piace. Marco ormai è diventato un muratore di livello 4, esperto. Fabri è un fornaio di livello 2. Possiamo rinominare da muratore, lo possiamo spostare, può diventare birraio, per esempio. Qualcheduno si può scegliere la professione di birraio, perché o barista. Dimmi, Andrea, se vuoi diventare il birraio o il barista, scegli tu. E poi un nuovo abbonato, quindi l'abbonato, se, o lo scelgo io, così, secondo una mia classifica più o meno casuale, o se no ditemi voi nei commenti, il primo che mi manda il commento fra gli abbonati lo prende. E il nome del villaggio, se ci mettiamo Westfield oppure ci mettiamo qualche altra cosa. Qui c'è il pesce dall'altro lato, prendiamo questo altro abbonato. E bene, questo è quanto. Da My Village, forse Westfield medievale, è tutto. E ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di Foundation. Grazie a tutti, grazie agli abbonati, grazie agli iscritti, grazie a tutti quanti. E la community cresce. Ciao a tutti.